canale. Allora, scusate per la location, ma vi avevo promesso che vi avrei mostrato in un video come vado a riprendere i miei recci dopo tot giorni. In questo caso sono 3-4 giorni, questo è il quarto giorno. Voglio tirare oggi fino a stasera per poi lavarli dopo il workout, quindi adesso vi mostro quello che faccio io per andarli a riprendere quando sono parecchio sfatti. Ve l'avevo promesso nell'ultimo video, routine capelli ricci, cioè vedete che sono parecchio bruttarelli, sono anche molto aridi purtroppo, non so per quale motivo, anche se l'ultima volta che li ho lavati avevo fatto anche un impacco con il gel di semidilino fatto in casa, però sono parecchio secchini, soprattutto sulle punte. Sulle radici non sono particolarmente piatti, non sono particolarmente belli, sono un po' brutti, ecco. Quindi adesso vi faccio vedere quello che io utilizzo. Non c'è una regola, in verità, questo è il mio cestello dei capelli e vado un po' a sentimento, in verità. Sì, vado in base a quello che sentono i miei capelli. Qui nel mio cestello in verità c'è un'infinità di roba, cioè veramente dall'olio, vi faccio una breve panoramica. Sono tutti prodotti aperti, quindi sono tutte cose che io utilizzo ciclicamente. Tra l'altro c'è anche questo qua che mi piace tanto, che mi è caduto e si è rotto prima che io comprassi questo. Erano lì su una mensolina e continuavano a cadermi. Questo qui è della Dixon, è molto buono. Sono tutti leave-in più che altro. Poi c'è questo qua di Aussie, che anche questo è molto buono. Poi c'è questo qua di Framesi che vi avevo fatto vedere, io ho finito la crema. Questo io lo utilizzo per andare a ravvivare i ricci. Poi c'è questo olietto, che è l'unico olietto che ho, che utilizzo perché è molto leggero. Questo mi piace moltissimo, è di Schwarzkopf, quel marchio lì, insomma, la linea professionale di testa nera. E questo è l'Oil Miracle Talent, questo lo uso quasi sempre perché ne basta veramente poco. C'è la mia acqua in questa boccetta fighissima della Gama, mi sembra, sì, della Gama. Poi c'è questo che utilizzo adesso per fare lo styling iniziale, non lo uso quasi mai, non l'ho mai provato per riprendere il riccio. Poi c'è questo Phytokeratin di Phyto che sto per finire, cioè vedete, e lo uso più che altro la sera quando mi ricordo prima di andare a dormire, tipo una Phyto 9, ecco. Poi ho questo che ho iniziato a utilizzare non da tantissimo, mi piace per riprendere il riccio tantissimo, questo è di Helan ed è Armonoi, quindi in questo periodo strabuono. Poi ho questo che è un altro olio in verità, solo che prima ho detto che avevo solo quello lì della Schwarzkopf, spero che l'ho incastrato, questo qui. In verità ho anche questo qua. Questo qua però lo utilizzo sempre nello styling iniziale. Poi il mio Topic, che non è questo il caso, di solito lo uso quando vado a tirarmi sui capelli per nascondere questo. Poi che cosa ho qua? Oddio, quanta roba! Quanta roba, ragazze, però uso tutto. Ho questo, un altro olio, questo me l'ero dimenticata perché lo uso anche sul corpo. Questo qui, sempre Monoi di Tahiti, magari potrei utilizzare questo oggi, si vede bene. Mette a fuoco, più o meno. Comunque, il Monoi di Tahiti di Phyto Relax, e questo si usa sia per il viso che per i capelli che per il corpo. Io infatti questo lo utilizzavo più per il corpo. Poi ho questo che è il Phyto Guard di Elgon, che mi piace, è una cremina molto buona, soprattutto quando devo uscire, quando ci sono giornate molto calde, perché ha anche il filtro UV. Poi c'è questo che non ho ancora iniziato a utilizzare, in verità, avevo detto che utilizzavo tutto, ma l'avevo aperto per iniziare a utilizzarlo, ed è questo siero di carità per lo scalpo, per il cuoio capelluto e per favorire proprio la ricrescita, però non l'ho ancora iniziato a utilizzare, quindi iniziamo subito la mia routine ravviva ricci. Sono ancora puliti, devo dire, dopo 3-4 giorni sono ancora puliti, però li vedo molto secchi, quindi la prima cosa che faccio io è prendere il mio boccettino di acqua e vado un po' a bagnarli anche sulle radici, vado proprio a bagnarli un pochino per andare a riprenderli. Vado a bagnarli, prima cosa che faccio sempre, perché li vedo proprio, li sento proprio aridi, cioè li sento aridi. Forse dovrei tagliare un pochino le punte, perché sono forse 2 mesi che non li riprendo e io li taglio da sola a casa perché riesco a gestirmeli meglio, e da quando li taglio da sola
riesco molto di più a gestirmeli, cioè sono meno secchio, comunque tendo allo sfibrato. Adesso poi vado a fare un po' di scrunch così, senza aver applicato ancora niente. Poi, dopo uno scrunch proprio così, proprio molto molto blando, proprio per andare a riprendere proprio il riccio, andare proprio a ridargli la forma sfatta, soprattutto qua davanti, perché a me mi si disfa tutto. E vado a riprendere. Poi, dopodiché, vado ad utilizzare sempre un mix di prodotti, solitamente due, non troppi. Vado ad utilizzare sempre un olio. Di solito ultimamente sto utilizzando questo qui di Schwarzkopf, però possiamo utilizzare anche un altro olio. Io di solito l'olio lo metto nelle lunghezze, perché quando vado a riprendere il riccio sono particolarmente molto secchi, quindi hanno proprio bisogno di essere reidratati. Quindi il primo passaggio che faccio è quello di andare ad applicare un po' di olio. Adesso voglio provare a fare una routine tutta al monoi utilizzando questi due prodotti, perché questo è un siero di Helan e questo invece è un olietto. Quindi vado a metterlo un pochino qua, perché non mi ricordo la consistenza, però è abbastanza leggero. Quindi poi lo vado a tamponare proprio sulle lunghezze, senza andare troppo sulle radici, perché comunque io ho la radice che tende ad ingrassarsi, quindi è vero che li devo lavare stasera, però vorrei evitare di metterci, ingrassarlo ulteriormente. Il profumino, ragazze, è delizioso, è veramente delizioso. Adesso che ho visto la texture, vado a colpire proprio solo le punte e vado a fare ancora altro scrunch, magari anche a testa in giù, per andare a sollevare le radici. Io questo procedimento lo faccio, mi salva sempre, perché mi fa risultare il capello più bello, non dico fresco, però un bel riccio definito. Nonostante siano passati comunque 3-4 giorni dal primo shampoo, quindi non è che siano proprio freschissimi, però facendo così, quando soprattutto magari dovete andare da qualche parte, riuscite a tirare magari fino a stasera o anche fino a domani senza problemi. Poi magari se fate anche un raccolto, fino a domani senza problemi. È vero che uno può dire no, ma perché non ti lavi i capelli? Perché si rovinano, perché si rovinano tantissimo. È vero che è estate, però comunque non andando al mare si riesce benissimo a gestire. Adesso vado a mettere il siero volumizzante, questo qui di Helan, sempre al monoi. Ne metto una nocina, 3-4 nocine, non una. Perché comunque non ho tantissimi capelli, però comunque devo andare a riprendere un po' tutto il capello. Spero che si veda così. Sì, si veda. Comunque sto facendo uno scrunch e tiro in avanti all'ingiù la capa, in modo che le radici sempre si sollevino. Vado a mettere un altro pochino di siero. Comunque questo siero mi piace tantissimo, a parte che insieme danno un profumino ai capelli che è una delizia, è veramente una delizia. E comunque adesso sto cercando di tenere bene i capelli, quindi sto cercando di fare, visto che comunque è estate, c'è il vento, anche qui in Gran Canaria è vero che è sempre molto bello il tempo, il vento, però comunque i capelli ne risentono, quindi sto cercando di impegnarmi a fare degli impacchi naturali. Poi arriverà il video con tutti i miei impacchi casalinghi, lo sto preparando pian piano, adesso registro, man mano che lo faccio lo preparo, registro la preparazione e vi faccio vedere, perché comunque è un video che vi avevo promesso, che mi avete richiesto in tantissimi. Vedete adesso come sono già più vivi, cioè hanno già ripreso forma. Poi il mio problema principale è comunque il volume, quindi tendo a fare scrunch e a rivoltare i capelli da una parte all'altra. Questo lo faccio io perché comunque tendo ad avere le radici che si afflosciano, che è un problema tipico di chi ha i capelli ricci, però io tendo a farlo quasi sempre. Poi, ultimo tocco, vado a spruzzarmi un pochino di questo prodotto che mi piace tanto. Questo l'ho già ricomprato, avevo già comprato dei prodotti di Aussie, so che non c'è in Italia, ma l'ho trovato in Inghilterra, in Francia, in Spagna, ovunque tranne che in Italia. E questo lo vado a spruzzare proprio così, proprio una spruzzata così, che va a togliermi l'effetto crespo dai capelli. E vado poi a fare un'ultima scrunchata
ai miei capelli e dopodiché arrivo all'ultimo mio step che faccio solitamente, che è quello di passare il diffusore. Dovete sapere che io, se mi conoscete, io non utilizzo mai il diffusore per asciugarmi i capelli all'inizio, io li faccio sempre asciugare al naturale. Non soffro di cervicale, quindi riesco a farli asciugare al naturale, ci riesco anche a dormire se mi impegno, e preferisco perché comunque o all'aria aperta o per dormire, quindi li sbatto lungo tutto il cuscino e poi ci devo stare molto attenta perché sennò i ricci si grovigliano tutti. E invece il diffusore lo utilizzo solamente per andare a riprendere i ricci, anche perché non ho un bellissimo diffusore, quindi ho un diffusore da viaggio perché lo devo ancora comprare, adesso vi faccio vedere. Vedete, io ho questo qua che è il 3009 di Elkim, che mi piace. Ho anche un altro di Elkim e un altro della Parlux di là. Sono sempre in giro perché comunque Ricky è capellone, Ale si asciuga sempre i capelli. Io invece utilizzo questo qua che è un fond da viaggio, in verità, perché l'avevo comprato proprio quando eravamo venuti qui in Gran Canaria in una delle vacanze per illustrazioni ed ero senza fond, e vedete che il diffusore è proprio minuscolo. Quindi adesso vado a asciugarmi i capelli con il diffusore. Allora, ho dato una passata di phon e vedete che mentre passavo il phon mettevo le mani per andare a sollevare proprio le radici. Questo è il risultato. In verità non sono ancora totalmente asciutti sulle lunghezze, però a me non dispiace sinceramente. Questo è il risultato che riesco ad ottenere, vedete che sono nettamente più definiti. Adesso magari io di solito li lascio asciugare dopo una prima fonata, giusto per andare soprattutto ad agire proprio sulle radici, andare a sollevarle bene proprio con le dita, andare proprio a infilarmi dentro e sollevarle un pochino senza disfare il riccio, proprio primi centimetri di capello, proprio per andare proprio a dare un pochino di volume. Questo è il risultato, a me piace, mi ci trovo veramente molto bene. Per quanto riguarda i prodotti, veramente avete l'imbarazzo della scelta. Io preferisco sempre utilizzare una consistenza oleosa, tantissimo, perché va proprio a ridarmi proprio nutrimento al capello, che per me è una cosa basilare perché lo sento proprio arido, ha bisogno proprio di nutrimento. Infatti adesso lo vedo proprio bello, bello, bello morbido, cioè non so se si riesce a notare. Qui allora il riccio non è super definito, ma va bene, cioè per me l'importante è che sia morbido, e qui al tatto lo vedo. Poi soprattutto perché ho applicato dell'olio, ci mette un po' ad asciugarsi completamente, quindi evito di utilizzare e andare ad agire ancora con il phon, perché comunque è aria calda. Cioè, ormai preferisco veramente utilizzare il phon a piccolissime dosi. Da che utilizzavo la piastra tutti i giorni, adesso utilizzo il phon veramente a piccolissime dosi, anche perché comunque ci metterebbe veramente tanto ad asciugarsi, perché comunque ho applicato l'olio e mi piace un sacco, sono belli profumati, posso tirare fino a oggi perché comunque sono belli voluminosi. Qui il
riccio non è rifatto benissimo, volendo avere un riccio bello definito. A me non dispiace, anche perché la maggior parte delle volte poi li tiro all'indietro, soprattutto quando devo tirare avanti magari qualche giorno, li tiro indietro così e li fisso con una forcina e mi piace di più. Quindi non vado ad agire sul singolo riccio se proprio non mi dà fastidio. Se no, eventualmente questo lo bagnate, lo potete bagnare con lo spray, prendete un pochino di crema, non olio né siero, perché sennò diventa un pochino troppo definito rispetto agli altri, acqua, un pochino proprio di crema, proprio la più leggera che avete, esempio, o un leave-in tipo questo qua, proprio poco poco, che vi serve proprio di, per andare proprio a come prodotto, come fissante, e poi lo andate ad arrotolare, lo pettinate bene, poi lo andate ad arrotolare così, e poi l'ho fissato un pochino qua in modo che riprenda un pochino il riccio. A me non dispiace, ecco, io adesso lo devo rifare, vabbè, lo tiro in su perché sono andata proprio a tirarlo e quindi è diventato ancora più dritto. Ecco, così con una forcina io sono a posto, quindi io non vado di solito ad agire sul singolo riccio se proprio non devo fare grandi cose. Così mi piacciono molto, fatemi sapere cosa ne pensate, io spero di esservi stata utile, se avete qualsiasi dubbio lasciatemelo qui sotto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!